Il servizio promozione culturale del Teatro alla Scala è il settore del teatro che si occupa della formazione del pubblico. È nato nel 1973 per volere dell'allora neo sovrintendente da pochi mesi Paolo Grassi, che arriva alla Scala dopo una lunga militanza al Piccolo Teatro di Milano che aveva fondato nel 1947 insieme a Giorgio Strehler. La grossa novità è rappresentata da Paolo Grassi proprio nella volontà di voler sottolineare il carattere di servizio pubblico, uno straordinario servizio pubblico ovviamente, di questo teatro. La caratteristica di servizio pubblico è una caratteristica che è già nella storia del Teatro alla Scala. Se si pensa che all'indomani del secondo conflitto bellico, di fronte a una città martoriata dalla guerra, di fronte alle macerie, della Scala, il sindaco Greppi annuncia che la ricostruzione di Milano debba avvenire in primo luogo a partire dal Teatro alla Scala, prima ancora delle scuole, prima ancora delle strade.